Godo moonwalking. Godo carpiato. Anzi no, godo plié. Godo tuzia. E godo. E godo. Dopo mesi di trattative, ragazzi, siamo nel 2020, sono cominciate nel 1918. Alla fine la S Roma passa da James Spallotta a Dan Freaking nel 2021. Sfogo 2022. Sfogo Dan Freaking è peggio di Pallotta, ma come cazzo si fa? Tiè! Tiè! Ce l'abbiamo fatta. Ciao. Io vi dico una cosa. Ma perché vedi il fiatone che fa due carpiatini? Io non lo so. Boh, non so più allenato. Fa callo. Fa troppo callo. Oh mamma mia. Fa callo. Se volete il video godo del buon Fabio, cliccate qui. Arriviamo a 30.000 iscritti sul secondo canale in cui parlo di calcio con il buon Fabio. E ve lo pubblico lì, il video godo del buon Fabio. Avete capito? Avete capito? Sì, penso che avete capito. Detto questo, iscrivetevi anche su questo canale. Tanti mi piace. Dai, forza, casalinghe. Alzate quelle cazzo di chiappe, dimagrite che mangiate troppo. Mamma mia, raga. So, mo guarda veramente sfogo 2021. Allora, che cosa è successo? È cascato l'uomo dentro al cielo? No, è arrivato l'ok. Praticamente la Roma passa in mano da Pallotta a Freaking. Se ne parlava quanti mesi fa? Credo circa 7 mesi fa. Poi non se ne è fatto più nulla perché giustamente noi ci abbiamo il culo in faccia ed è arrivato il Covid. Stavamo per cedere a 700 sbomboloni di euro. Poi appunto, lo ripeto, benvenuto Covid. E poi lockdown e via dicendo, praticamente siamo arrivati ad oggi. Ovviamente Pallotta ha dovuto abbassare le pretese perché sennò a Roma sarebbe rimasta in mani sue. Ma il problema è che ha bisogno di soldi liquidi perché dice: io cerco un investitore per portare finanze fresche per risollevare la situazione sbilanciosa della S Roma. È arrivato Fricchi e fa: ma dai, non rompere i coglioni, te do qui e tot. Se sono accordati per, aspettate che voi leggo, 591 milioni di euro. Il passaggio definitivo avverrà entro la fine di agosto 2020 ed è soggetto a condizioni standard. Queste parole un po' mi preoccupano per questo genere di transazione. Vabbè, le parole di Pallotta: sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con Freaking Group per la vendita della S Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti. Io per i prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà il passaggio di mano del club. Io gosciare. Detto questo, che cosa succede? Che arrivano finanze fresche, perché di quei 591 milioni di euro credo che circa 80 verranno infilati per il calciomercato e poi risolleviamo la situazione e cose per il prossimo. Speriamo che non è pure questo un presidente che venne pure la Madonna, che compra, non dovrebbe comprare, compra e poi rimanda il problema di rientrare nel fair play finanziario nell'anno successivo. Quindi poi se venne la nonna, la zia, la nipota, la cognata, la cugina, la socera, tutti. Speriamo che non lo fa, americano per americano, speriamo bene. Sono un po' euforico, come è normale che sia, perché serviva sta svolta. Regà, Pallotta ci ha provato, famo lo stadio non si è fatto, le nonne, le zie, rispetto ai parametri del fair play finanziario, e Nainggolan, e Salah, e Alisson, e rimortacci sua. Vediamo quel che accadrà con questa nuova proprietà. Ovviamente sono curioso. Speriamo alla Zang ci mette i soldi, fa, dice: io compro questo, compro quello, compro quell'altro. Questo noi vogliamo, questo noi speriamo dalla S Roma. La Roma, ragazzi, è la capitale del mondo. La capitale del mondo ci ha bisogno assolutamente di questo. Speriamo che il magnate, questa parola non è che mi piace tanto, perché magnate a Roma, regà, no, speriamo che questo pure non si metta a va bene. Mi fate sapere che cosa ne pensate nei commenti, mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale, regà, una marea di mi piace qui sotto, iscrivetevi, Rod, tu 350.000,
iscrivetevi anche, vi metto il pallino qua, al secondo canale, mi raccomando, perché lì uscirà il parere del buon Fabio Codo. Iscrivetevi anche al primo canale, e detto questo, non è che ci ripensano, no? Cazzano, ci sta a ripensare pure lui quando all'entella, se succede preparatevi a un video sfogo di quelli pazzeschi, se ci ripensano pure questi io veramente faccio un macello. Faccio un macello.